La struttura è un'abitazione di età tardo antica, articolata su due piani e costruita su un edificio preesistente, di prima età imperiale, che probabilmente in origine si affacciava direttamente sul mare. La domus è caratterizzata da un atrio con pavimentazione in cacciopesto e da dipinte decorate con scene cosiddette di giardino che producono un ornato di graticci, cannetti e fontane zampillanti. Nei pressi dell'atrio e della casa si trovano gli ambienti di servizio, ad esempio la cisterna per la raccolta dell'acqua piovana. Nel corso del V secolo d.C., una serie di violente alluvioni causa il crollo del tetto della domus e dell'intera struttura perimentale della domus, cui si sostituisce con una struttura lignea in epoca alto-medievale, di cui non è stato finora possibile ricostruire la funzione d'uso. Il continuo susseguirsi di fenomeni alluvionali determina la progressiva erosione e scomparsa delle strutture in legno alto-medievali e trasforma questo luogo prima in uno spazio aperto, destinato alle attività agricole, e poi dal XII secolo divenendo un'area a carattere artigianale. La Domus Romana di Vicolo della Neve costituisce una straordinaria possibilità di offrire uno spaccato di vita della città di Salerno nel corso dei secoli, attraverso il suo apparato pittorico che riveste un importato ruolo nelle strategie di valorizzazione del patrimonio culturale, ai beni archeologici e paesaggistici delle province di Salerno ed Avellino.